Alla Spezia domani scatta l'allerta gialla per neve, 24 ore di temperature rigide e deboli piogge sulle coste. Comune della Spezia e Camera di Commercio siglano un accordo per sviluppare l'economia del mare. Venerdì, giornata di digiuno e preghiera per la pace, il Vescovo Palletti presenta la proposta di Papa Francesco. Sindacati divisi sul porto, la CGIL esprime preoccupazione per gli occupati dopo l'ingresso di una nuova società. Un ecografo portatile è stato donato all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana in memoria di Linda Dughetti. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con le notizie del TLS Giornale. Arriva l'allerta per neve alla Spezia, si tratta di un'allerta di colore giallo prevista per l'intera giornata di domani, giovedì 22 febbraio, dalla mezzanotte appunto di questa notte sino a quella di domani, tanto nell'entroterra quanto sulla costa. Prosegue infatti l'afflusso di aria fredda sulla Liguria in attesa della nuova e ben più intensa irruzione attesa dalla giornata di domenica. Nella notte, come sempre in quote, si sono registrati i valori più bassi nella nostra provincia, a Casoni di Suvero a meno 4 gradi. Dalle prime ore di domani, giovedì 22, per tutta la giornata sono attese precipitazioni che, stante le temperature, nelle zone interne saranno nevose. A livello del mare avremo invece deboli piogge con spolverate nevose sulle alture, sopra i 200-300 metri, in particolare nella parte centrale della regione. Attenzione anche ai forti venti da nord e nord-est e alle gelate nelle zone interne di tutta la Liguria. La sala operativa regionale sarà aperta per tutta la durata dell'allerta. Sono stati sequestrati questa mattina 30 kg di pesce, per lo più pesce gatto, all'interno di un market etnico perché sprovvisti di etichetta per la tracciabilità del prodotto. È accaduto stamani a Mazzetta, dove gli uomini della Polizia Municipale, insieme ai tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti dell'ASL, sono arrivati grazie a numerose segnalazioni. Erano state esposte solo alcune etichette che però non erano tradotte in italiano. Inoltre sono in corso ulteriori accertamenti. Per il titolare del market, un nigeriano residente in città, una sanzione amministrativa da 1.500 euro e il sequestro della merce. Un ulteriore passo è stato fatto per favorire lo sviluppo economico del nostro territorio. Questa mattina infatti è stato firmato a Palazzo Civico un protocollo d'intesa tra il Comune della Spezia e la Camera di Commercio Riviere di Liguria, finalizzato allo sviluppo dell'economia del mare e di tutte le opportunità di questo settore. Per noi c'erano Laura Evani con Sergio Diofili. Vediamo. Incroceranno dati e impegni Comune della Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria per studiare i fenomeni economici della città. Obiettivo: progettare azioni a sostegno delle imprese della Blue Economy, incentivando il lavoro e gli investimenti sul territorio. Lo strumento concreto per farlo è un protocollo d'intesa per lo sviluppo economico siglato stamani nell'ambito del progetto del Laboratorio per il Lavoro promosso dall'amministrazione. Il protocollo ci permetterà di andare a studiare in maniera più approfondita i fenomeni economici della nostra città e quindi la presa di decisione poi rispetto a delle scelte politiche o strategiche sul nostro territorio sarà fatta su dati quantitativi e qualitativi. L'accordo durerà un anno ed è un vero progetto pilota da replicarsi anche nell'altra riviera ligure. Noi andiamo a fornire le nostre conoscenze, i nostri dati sulle imprese del settore che fanno riferimento all'economia del mare. Questo è uno delle componenti più importanti dell'economia di Spezia e su questo noi andremo a condurre insieme al Comune un'analisi molto molto di dettaglio per capire quanto effettivamente questo settore incide sul PIL e soprattutto quali sono le iniziative che Camera di Commercio per parte sua o Comune per le sue competenze possono mettere in campo per sostenere l'imprenditorialità in questo campo. Comune e Camera di Commercio, oltre a garantire il personale allo sportello Infolavoro recentemente inaugurato a Palazzo Civico, svilupperanno studi sull'economia del mare sino alla redazione di un documento programmatico con linee di sostegno e finanziamento attuabili. Un passo ulteriore verso il sogno della Giunta Peracchini, rendere la Spezia capitale mondiale della nautica.
Però per fare questo dobbiamo avere strumenti nuovi, precisi, con informazioni chiare, perché poi bisogna mirare delle politiche che possono essere sgravi fiscali o di imposte o anche la formazione stessa degli occupati che magari mancano per quel tipo di professionalità. Con questo strumento noi riusciamo ad avere i dati più completi sotto tutti i punti di vista per poter mettere in campo le politiche mirate, aiutare il territorio a creare ricchezza, occupazione e a far star meglio tutti i nostri cittadini. Nell'Angelus di domenica il Santo Padre Papa Francesco ha invitato tutti ad una giornata di digiuno e di preghiera per la pace e contro la violenza. La giornata sarà venerdì prossimo, venerdì 23 febbraio. A darci il senso proprio di questa giornata è il nostro Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Ecco, il Santo Padre ci ha invitato per venerdì ad un momento particolare di riflessione e di penitenza, eccellenza. Di che cosa si tratta? Sì, è un momento di digiuno e di preghiera e di conseguenza di carità proprio per implorare del Signore il dono della pace. È un invito che il Santo Padre fa ovviamente ai cristiani ma a tutti gli uomini di buona volontà, proprio perché la pace è un elemento essenziale per il dialogo, essenziale per la convivenza, essenziale anche per il futuro dell'umanità. Ecco, noi come credenti in modo particolare è chiesto proprio un digiuno che ci permetta di essere ancora più attenti nel nostro rapporto con Dio, dunque un digiuno non solo come astinenza dal cibo, sia pur limitatamente alle forme canoniche, ma anche un digiuno che ci permetta una maggiore serenità nella nostra preghiera. Dunque potremmo dire un digiunare dal cibo per nutrirci di più della presenza di Dio e implorare a Lui tutto questo. Dunque veramente a tutti l'invito di vivere questo. So che nelle parrocchie viene fatto, in tantissime parrocchie, lì mi sembra un punto aggregante bello. Direi le famiglie sono un altrettanto punto aggregante, certamente il cuore di ognuno è il primo punto nel quale questo deve essere vissuto. L'indicazione del Santo Padre guarda a due punti critici del mondo, il sud del Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, due focolai di guerra particolari, ma ci invita a dire un no forte contro ogni violenza. Decisamente, il Santo Padre dà concretezza in questi due punti che vuole veramente sottolineare, ma non per escludere gli altri, ma semmai per mettere in evidenza anche tutti gli altri. Sappiamo che la pace è una questione mondiale, una questione che lega gli stati, lega i grandi della terra, ma sappiamo anche che lega il cuore piccolo di ognuno di noi e soprattutto in questi ultimi giorni lo vediamo, molti scenari di guerra non sono solo compiuti dei grandi eserciti, ma purtroppo sono consumati all'interno delle relazioni più familiari. Dunque una pace di cui tutti abbiamo estremamente bisogno. Insomma, un grande gesto con un piccolo sforzo, questo è quello che si è richiesto per venerdì. Decisamente, perché il piccolo sforzo, per quanto piccolo, è rivolto a colui che è infinito, perché è Dio e Dio veramente trasforma in infinito anche le nostre piccolezze. È stato firmato oggi il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori del primo lotto della strada della Ripa. Regione Liguria, attraverso IRE SPA, la società regionale delle infrastrutture, ha affidato i lavori ad un raggruppamento temporaneo di imprese. Sabato è prevista la consegna del cantiere con una visita del presidente di Regione Liguria e l'assessore regionale alle infrastrutture, insieme ai tecnici di IRE e al raggruppamento vincitore. L'importo dell'opera del contratto è di 2.125.000 euro di risorse regionali. La conclusione dei lavori di questo primo lotto, che comprendono la messa in sicurezza del versante e la costruzione di una galleria artificiale paramassi, è prevista entro ottobre. E cambiamo argomento, incontro positivo per CISL e UIL, quello con il sindaco Peracchini sull'attuazione del piano regolatore portuale con i nuovi banchinamenti. Sentiamo la voce dei sindacati dalle interviste di Laura Evani con le immagini di Sergio Diofili. Incontro tra i sindacati CISL e UIL ieri con il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per parlare delle problematiche che riguardano il porto della Spezia. Ecco, quali sono i punti che avete voluto toccare con il sindaco? Noi abbiamo riconfermato che la priorità del piano regolatore portuale che parte, perché se parte il piano regolatore portuale si incrementa l'occupazione e si divide il porto dalla città con la barriera
praticamente migliora anche i livelli acustici per la cittadinanza spezzina. Perciò il sindaco, siamo rimasti soddisfatti perché ha preso questa nostra richiesta e anche lui è d'accordo per portare avanti questa scelta del piano elevatore che parta il più presto possibile. Un incontro positivo? È stato un incontro positivo, sì, per la città e per i livelli occupazionali che i terminalisti puntano alla crescita di questo porto. A questo punto quali sono gli auspici anche per il futuro? Beh, noi siamo rimasti estremamente soddisfatti dall'incontro col sindaco perché ci ha confermato l'importanza strategica che riveste il nostro porto, quindi si è impegnato a seguire attentamente e scrupolosamente insieme a noi tutte le fasi di realizzazione del PRP. È ovvio che ora dobbiamo rimanere sul pezzo, quindi per il futuro sarebbe anche auspicabile la costituzione di un tavolo tecnico, magari sotto la regia dell'autorità di sistema portuale, che insieme alle parti sociali, alla community portuali e ai terminalisti segua attentamente e con precisione e puntualità l'evoluzione di tutta la realizzazione delle opere, perché dietro alla realizzazione delle opere ci sono dei piani occupazionali consistenti. Il porto spezzino come asset è imprescindibile per il territorio, con uno sviluppo di qualità che significa anche un'occupazione di qualità. Lo sottolinea la CGIL, che a seguito dell'ingresso di una nuova società che dovrebbe occuparsi di operazioni portuali per conto di Consip, intravede rischi occupazionali. Le garanzie date dal gruppo per il sindacato dovrebbero essere messe per iscritto, ma Consip avrebbe rifiutato. Sentiamo per noi l'intervista di Laura Evani con le immagini di Daniele Rabuazzo. C'è una querela in corso sul porto della Spezia, la muovono i sindacati. Il casus belli è un accordo che la Consip dovrebbe mettere nero su bianco, così la CGIL vorrebbe. Sì, noi abbiamo formulato questa richiesta, in realtà è una richiesta che parte dai lavoratori ed è assolutamente legittima. Siamo di fronte a una situazione che a nostro avviso potrebbe, anche se ci è stato garantito verbalmente che non sarà così, però potrebbe nel futuro avere delle ripercussioni sia in termini occupazionali che salariali. Noi chiediamo banalmente e giustamente che le garanzie che ci sono state date verbalmente vengano messe per iscritto. A sostenerci in questa nostra richiesta ci sono le assemblee che abbiamo svolto in questi giorni con i lavoratori, che sono state partecipatissime. Oggi c'è stato anche un incontro con il primo cittadino, presto ce ne sarà uno con l'autorità portuale. Intanto nell'incontro di oggi quali sono i punti che avete affrontato e quali sono le richieste? Sostanzialmente abbiamo messo a parte il sindaco di questa situazione che stiamo cercando di gestire, e l'abbiamo fatto un tanto perché è dovuto, ma poi a maggior ragione sulla base della campagna mediatica che è uscita in questi giorni e che cercava di dare una rappresentazione caricaturale, no, di chi sta col porto e chi invece sta contro il porto. Noi abbiamo votato il piano regolatore portuale, siamo per lo sviluppo sostenibile del porto. È chiaro che un'avvertenza di questo tipo, a nostro avviso, ma mi sembra di aver trovato una buona sintonia col sindaco da questo punto di vista, intercetta un pochino anche il tema del territorio e del rapporto col porto. Mi presto anche un tavolo con l'autorità portuale. Ma io mi auguro che le istituzioni tutte su questo tema riescano a capire la portata della discussione che stiamo cercando di mettere in campo. Sono convinto che lo faranno nel rispetto del territorio e dei lavoratori che rappresentiamo, che, ripeto, questo accordo lo vogliono. E arriviamo dunque agli appuntamenti dell'agenda elettorale. Domani, il 22 febbraio, i candidati alla Camera e al Senato per il Partito Democratico saranno nella prima mattinata al mercato settimanale di Sarzana e alle ore 11 presso Confartigianato per aderire al documento dell'associazione sui temi più cari alla categoria. Alle 14.30 saranno a Santo Stefano e alle 19 al ristorante Cantarana di Sesta Godano, dove parteciperanno ad una iniziativa di coalizione con la lista Insieme. Michelucci e Paita chiuderanno la giornata alle 21 a Recco. Anche Massimo Caleo sarà insieme agli altri candidati all'incontro di Confartigianato e a Santo Stefano Magra, mentre domani in mattinata sarà in centro alla Spezia per incontrare i commercianti ed ascoltare le loro esigenze.
E domani Sergio Cofferati, candidato alla Camera per Liberi Uguali, sarà alla Spezia per sostenere i candidati e per parlare di lavoro ed industria. Il primo appuntamento è alle ore 18 all'Urban Center, dove si terrà un incontro dal titolo Industria Navale Meccanica in Italia e Liguria, situazione attuale e prospettive. Alle 20 sarà invece a Sarzano al locale I Fondachi. Ed è stato revocato lo sciopero nazionale che era previsto venerdì 23 febbraio e indetto dai sindacati autonomi del personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. Un ecografo portatile è stato donato in memoria di Linda Dughetti al reparto di pneumologia dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Lo strumento è indispensabile per effettuare ecografie toraciche in qualsiasi situazione, soprattutto in emergenza. Per noi il servizio è un'immagine di Davide Morina. Un ecografo portatile è stato donato al reparto di pneumologia dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. La donazione è stata fatta in memoria di Linda Dughetti. Proprio i familiari, gli amici e i colleghi di Accenture, la società di cui Linda era dirigente, hanno reso possibile questa donazione. Oggi abbiamo presentato alla stampa la donazione di una famiglia, la famiglia Dughetti, in relazione in memoria della sorella Linda Dughetti, che è deceduta un anno fa in seguito a una lunga malattia, una malattia della pleura, il mesotelioma, malattia che in questa provincia è epidemica e con cui dobbiamo combattere tutti i giorni. Devo ringraziare la famiglia per questa donazione e ricordo Linda, che per me era anche per me era un'amica, era una persona veramente piena di vita che ha combattuto fino alla fine della sua malattia. Lo strumento è utile al fine diagnostico e terapeutico per effettuare indagini in qualsiasi situazione. Ecografie toraciche anche in urgenza. Si tratta dunque di una donazione utile sia al personale medico che ai pazienti. L'ecografo a noi pneumologi serve, è diventato essenziale in questi ultimi 10 anni, è essenziale e serve per poter fare la diagnosi e anche per fare le manovre invasive sulle problematiche della pleura. E questo è un ecografo portatile che si può portare da letto a letto, dalla stanza a stanza, e questo quindi aiuterà il nostro lavoro in maniera eccezionale. Anche il Comune della Spezia, con il proprio gonfalone, ha partecipato domenica scorsa alla commemorazione del 73esimo anniversario degli eccidi del Torrazzo e di San Michele, dove persero la vita i partigiani spezzini Renato Corradini e Paolo Brandolisio. Il comitato del quartiere Umbertino conferma il no alla possibile chiusura della scuola di via Firenze. In seguito all'avvenuto incontro in merito alla presentazione del progetto di riqualificazione urbana, il comitato del quartiere ribadisce la propria posizione rispetto alla questione della scuola d'infanzia. Vogliamo che questa scuola non venga dismessa perché è parte dell'anima e della tradizione del nostro quartiere e vogliamo poter continuare a mandarci i nostri bambini. La scuola deve essere mantenuta e devono essere fatti i lavori per metterla a posto. E le Cinque Terre vogliono un referendum relativo alla possibilità di fondersi in un unico comune. L'associazione Cinque Terre Un Comune, in collaborazione con Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia, si è fatta portavoce dell'istanza e lo scorso lunedì si è svolto un incontro con le altre principali associazioni del territorio. L'incontro è terminato con il consenso unanime all'iniziativa, pur nella molteplicità di visioni che comunque indicano tutte la consultazione popolare come obiettivo. Conseguentemente l'associazione Cinque Terre Un Comune avverrà una serie di incontri con la popolazione per illustrare il progetto. Al termine degli incontri essa procederà a richiedere ai sindaci e ai consiglieri comunali l'avvio dell'iter consiliare per inviare alla Regione Liguria la richiesta di istituzione del referendum consultivo sul tema. E allora sabato 24 alle ore 9:30 nella sala marmori della Camera di Commercio della Spezia si parlerà del nuovo codice degli appalti con la presentazione del manuale dell'operatore economico per la partecipazione agli appalti. Non c'è acqua da perdere, questo è il titolo della tavola rotonda organizzata dal gruppo Fai Giovani della Spezia e i giovani imprenditori di Confindustria, che ha trattato proprio il tema della tutela dell'acqua. Per noi c'erano Maria Cristina Sabatini e Davide Morina. Vediamo.
un convegno dedicato all'acqua, acqua che è anche il tema centrale del convegno nazionale del FAI 2018. Sì, siamo giunti alla terza edizione della conferenza gestita dal FAI Giovani insieme ai giovani di Confindustria. Quest'anno parliamo di acqua, di risorse idriche. E in realtà è un tema che affrontiamo a 360 gradi, perché lo vedremo sia dal punto di vista dell'acqua potabile che tutti i giorni utilizziamo, ma anche parleremo delle risorse marine, quindi importantissime per il nostro territorio. Ne parleremo con importantissimi relatori del mondo accademico come il professor Berni dell'Università di Pisa, del mondo dell'industria, abbiamo l'ingegnere Antonelli per gli acquedotti Tirreni, ma anche del mondo delle professioni, abbiamo gli architetti Maggiani per il FAI e l'architetto Cappellini che appunto ci parlerà dei suoi progetti in materia di risorse idriche. Un tema che sarà comunque indagato anche dal lato delle imprese, delle industrie del territorio, perché? La tutela delle risorse naturali piuttosto che la sostenibilità in senso lato diventa un'esigenza per le imprese. È una richiesta esplicita da parte del mercato e le imprese devono assolutamente fare della tutela delle risorse naturali, proprio come l'acqua, assolutamente un valore nella loro attività. Questo perché inevitabilmente si devono recuperare anche margini di profitto e quindi la tutela dell'acqua si traduce anche dal lato diciamo economico imprenditoriale in un risparmio economico. Non c'è acqua da perdere, qual è la situazione delle risorse idriche sul nostro territorio? Ma direi che è una situazione abbastanza buona, l'acqua è il bene primario su cui noi dobbiamo lavorare ovviamente per non sprecarlo e anche per riuscire a conservarlo e a gestirlo al meglio. Questo è un convegno molto importante su cui immagino si rifletterà anche su come utilizzare le nuove tecnologie su questo aspetto molto importante. La regione è in campo con una rete di monitoraggio a 360 gradi che ci consente oggi di affrontare molto bene anche le emergenze idriche e perché no anche di affrontare al meglio quelle che sono le precipitazioni, che sono poi come dire il primo degli elementi su cui la regione Liguria si confronta in un territorio geomorfologicamente molto delicato e sul quale la maggior trattenuta d'acqua credo che sia una delle funzionalità principali su un tema molto importante come quello trattato questa sera. Il nostro è un territorio fortunato, quindi parleremo di acqua, parleremo di quanta acqua abbiamo, di quanta ne abbiamo grazie ai nostri fiumi, grazie al Magra, al Vara e della fortuna appunto dell'avere queste falde incredibili che riescono a comunque avere portata e anche nei periodi di siccità e quindi garantirci un'ottima acqua, oltretutto è un'acqua che è ottima perché è un'acqua origo minerale, è un'acqua che è migliore di tante acque in bottiglia, quindi anzi consiglio a tutti come faccio sempre di evitare di comprare una bottiglia d'acqua di plastica che inquina e usare l'acqua del rubinetto. Nando Bonini, per anni chitarrista di Vasco Rossi, racconterà ai ragazzi del liceo di Sarzana il suo appunto racconto di vita. Bonini ha infatti abbandonato la sua vita spericolata per lasciarsi trasformare da Dio. L'incontro avverrà venerdì 23 febbraio alle 9.30 nel Salone Multimediale La Missione in via Carducci 5 a Sarzana. Un'iniziativa promossa dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice al Canaletto presenta la proiezione del famoso film degli anni 50 Marcellino Panevino e una mostra sul tema. La proiezione del film è già partita in questi giorni al cinema parrocchiale Palmaria, mentre la mostra sarà inaugurata il 2 marzo. Per noi il servizio di Italo Lunghi. Con la parrocchia di Maria Ausiliatrice al Canaletto sta preparando una bella mostra e una iniziativa davvero interessante. Di che cosa si tratta? Dunque l'iniziativa è nata da una mostra che è stata presentata al meeting di Rimini nel 2017 con gli occhi di Marcellino, ispirata al film del 1950 del regista ungherese e al romanzo dello scrittore spagnolo Marcellino Panevino. È una mostra che invita a riflettere sulla straordinaria attualità di un messaggio che è una favola però rappresenta la vita vera. Le immagini del film, che è del 1950, è in bianco e nero, non ha effetti speciali, però sono evocative e rimandano sicuramente a un'indagine teologica. Il volto anche del bimbo di Marcellino ispira subito e rimanda a una verità
che potrebbe essere proprio vista anche nei suoi occhi la scintilla di Dio. Vedremo poi nel film che c'è un incontro personale e vero con il Signore, ed è questo il cardine, il punto del cristianesimo. Una iniziativa che si inquadra bene all'interno del periodo quaresimale, ma non è la sola iniziativa che state preparando con la proiezione del film, c'è anche qualche cos'altro. Sì, il film precede l'organizzazione dal 2 di marzo di una mostra incentrata sulla reazione principale dei bambini, che sono le persone più genuine che possono essere prese ad esempio guardando questo film di Marcellino, le loro impressioni, le loro domande, le loro riflessioni, ed è una mostra che è divisa in tre tematiche particolari e sono le tre tematiche che suscitano di più l'interesse dei bambini guardando questo film. Si può partecipare alla mostra e al film singolarmente oppure anche a gruppi. Come fare? Allora, per le informazioni specifiche vi invitiamo a visitare la pagina Facebook dell'Oratorio del Canaletto e grosso modo la mostra sarà dal 2 all'11 marzo e le visite guidate per i bambini durante gli orari del catechismo, e per gli adulti invece dal 5 al 7 al 9 marzo alle 10, mentre il 4 e l'11 marzo alle 11. Prosegue domani la rassegna cinematografica Racconti di mare e di costa alla Mediateca regionale Sergio Fregoso. L'appuntamento di domani è alle ore 17, quando sarà proiettato il film del 1940 Lo sparviero del mare. L'ingresso è gratuito. È grande attesa per il quinto spettacolo della stagione teatrale 2018 al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Dopo il successo registrato dai primi appuntamenti, domani sera alle ore 21 andrà in scena La voce del silenzio, attesissimo racconto in danza a cura di Sabino Le Noci. Lo spettacolo, che andrà in scena, ha debuttato al Teatro Puccini di Milano, riscontrando un grande successo di spettatori e ottime recensioni da parte della critica. La biglietteria del teatro è aperta al pubblico anche nelle due ore precedenti all'inizio dello spettacolo. Dai relitti sommersi alla barriera corallina per arrivare all'incontro con gli squali. Questo è il tema del convegno Obiettivo Blu, storie e fotografie di subacquei, organizzato dalla Lega Navale Italiana e l'Assonautica Provinciale, che si terrà domani alle ore 18 nella Sala Marmori della Camera di Commercio Spezzina. E ora, come di consueto, vediamo un'anteprima della trasmissione A Tamburo Battenti, condotta da Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli. Stasera c'è un ospite speciale, il mister dello Spezia, Fabio Gallo. Vediamo. L'eliminazione dell'Italia dai mondiali ha fatto emergere un problema grossissimo nel mondo del calcio, ed è quello che, insomma, nelle società di A e di B ci sono pochi calciatori italiani, soprattutto non curiamo più il settore giovanile in Italia. Come si può fare per invertire questa tendenza, mister? Io so per certo che, per esempio, la Federazione Russa obbliga le squadre russe ad avere 5 giocatori russi ogni domenica in campo in modo obbligatorio. Secondo me questa potrebbe essere già un'idea per poter fare in modo che i nostri talenti, ce ne sono tanti, possano valorizzarsi velocemente. Il suo obiettivo, e l'obiettivo della società, è quasi un mantra ormai, Gallo, è quello di raggiungere 50 punti, no? E lei non vuole sentire parlare manco di playoff, poi ne parleremo eventualmente se raggiungeremo 50 punti, ma secondo lei, dall'esperienza che si è fatta nella società in questa città, lei pensa che la società abbia tutto sommato la voglia di puntare, magari non quest'anno chiaramente, gli anni prossimi alla Serie A, o invece è un traguardo irraggiungibile questa Serie A per le dimensioni della società, per le ambizioni personali degli uomini che la gestiscono? Lei cosa pensa? Che idea si è fatta? Io penso che questa sia una società che è strutturata bene, che si sta strutturando ancora meglio, che sta migliorando e che sta creando i presupposti per fare calcio in maniera importante. Andare in Serie A non è semplice, però ti devi costruire, devi lavorare in funzione di. E questa società lo sta facendo, secondo me. Grazie. L'intervista completa all'allenatore dello Spezia, Fabio Gallo, questa sera alle 21:30.
E giungiamo in conclusione di telegiornale con le previsioni del tempo per domani. Vi ricordo che scatta l'allerta gialla per neve. Sui versanti tirrenici avremo precipitazioni sparse a carattere di pioggia lungo le coste e neve sulle alture. Sulla costa il cielo al mattino sarà coperto, mentre al pomeriggio saranno possibili le piogge. L'umidità sarà su valori medi. I venti da nord, nord-est, forti o di burrasca. Il mare mosso o molto mosso a ponente. Le temperature oscilleranno da una minima di 5 gradi ad una massima di 8 gradi. Questa era la nostra ultima notizia, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.